Il Corato veste i panni dell'inquilino ingombrante, soprattutto dopo la vittoria nel recupero contro il Manfredonia, ma il ritmo del Barletta continua ad essere implacabile. La copertina, dunque, è tutta per i biancorossi che sbrigano la pratica San Marco grazie alla rete di Lavopa nella prima frazione. Una gara mai in discussione nonostante il risultato di Caltro, perché il Barletta non ha messo in mostra la solita verve offensiva, si è limitato a gestire il risultato e non ha praticamente mai sofferto le offensive dei padroni di casa, cristallizzando così a più 6 il vantaggio sulla diretta inseguitrice. Quel Corato che sembra proprio non voler mollare la presa sul campionato di eccellenza. Rincorrere però non è mai semplice e alla lunga potrebbe togliere tante energie nervose alla squadra di Olivieri, che per rosicchiare qualche punto al Barletta non potrà concedersi passaggi a vuoto durante il girone di ritorno. Tutto facile intanto per i neroverdi contro il Real City. Le reti di Camasta, Lezzi e Obodo mandano al tappeto un avversario tutt'altro che irresistibile. Dietro al duo di testa intanto si ferma la corsa del Città di Mola contro l'Unione Calcio Biceglie, mentre rallenta ulteriormente il San Severo, sconfitto dal team Mortanova per 3-2. Nei piani bassi della classifica, pari e patta tra Canosa e Atletico Vieste, portano a casa i 3 punti, invece, sia Manfredonia che Trinitapoli, rispettivamente, contro Vigor Trani e Borgorosso Molfetta. Nel girone B, primo pareggio per il Martina, i bianco-blu impattano al cospetto dello Stuni per 1-1, ma i 9 punti di vantaggio sull'Ugento sono ancora un margine rassicurante.